Se volete acquistare crediti e FIFA Points a prezzi bassi dal sito più veloce al mondo nella consegna, passate da IG Vault con il link e il coupon in descrizione. Buona prima ragazzi, qui è Justice e oggi siamo tornati con una nuovissima Draft Challenge. Un bel po' che non ve ne portavo, di solito vi porto sempre 190, 191 eccetera eccetera. Però oggi andremo a fare la No Tots Foot Draft Challenge, perché come ben sapete sono usciti un bordello di tots, compresi molti molto molto forti, quelli della BBVA ovviamente. Ma noi andremo a fare un No Tots Foot Draft, quindi non potremo prendere assolutamente tots. Varranno i toti, varranno i Man of the Match, ma non tots. Quindi se ci uscisse un Ronaldo 99 dovremmo scartarlo. Comunque andiamo ad accedere subito e vediamo un pochino i moduli. Vorrei un modulo decente, 4-3-2-1 va benissimo, va benissimo. Intanto lasciate un bel mi piace, mi raccomando, ci andremo a giocare anche una partita. Allora, io un inizio del genere non me lo sarei mai aspettato. Innanzitutto Lewandowski 98 non lo possiamo prendere. Potremmo prendere o Messi o Modric, ma dato che Messi ci potrebbe uscire Toti oppure altre versioni, insomma, io mi prenderei Modric Toti, che comunque vale, conta come versione perché è Toti. E va bene, vediamo AS, Ronaldo, c'è Neymar. Ronaldo ci potrebbe uscire Toti, ci potrebbe uscire 95, 96, 97, due versioni diverse, 97, quindi ci prendiamo Neymar. E siamo a posto, Neymar comunque if e va benissimo. Qua ci prendiamo chi fa più intesa, quindi Orellana. Attaccante, ti prego, non Suarez, non Suarez, non Suarez. Ok, non Suarez, perfetto. Tevez non possiamo prenderlo, ci prendiamo Benzema. Per ora sta venendo una buona squadra, quindi andiamo avanti così. Altro centrocampista, Iniesta 89, perfetto signori, sta andando bene perché ho aperto per sbaglio il difensore centrale, sono un idiota, scusatemi ma mi è partito il dito. Vabbè, comunque è una merda. Altro centrocampista, vediamo un po', nessun tots, quindi dai, ci sta dicendo bene per ora, ci sta dicendo bene perché prendiamoci Castro, dai, Montolivo non si può prendere, Montolivo, dai, non tots, ok, va bene, prendiamoci Moreno che è spagnolo. Dani Alves Toti, signori, buonissima squadra, anche senza tots, per ora almeno. C'è Godin, c'è Varane, però Godin ci potrebbe uscire sia if che tots, però non possiamo prenderlo. Però mi prendo Varane a sto punto perché siamo un po' più tranquilli. Allora, apriamoci prima le riserve, sperando che non ci escano tots devastanti. Ok, c'è Trashoras che fa schifo, però lo prendiamo perché casomai lo mettiamo proprio come ultima spiaggia. Qui ci esce un Hulk, quindi va bene. Qua vediamo un pochino che cosa ci esce. Felipe Luis va bene. Va bene Felipe Luis. Tanto la sua versione TOS non la possiamo prendere, quindi ci prendiamo questa. Altro, la madonna. Allora c'è Bale, che non abbiamo un AD, quindi io mi prenderei lui. Ci sarebbe anche Ronaldo, ma ci abbiamo già Neymar, quindi per ora ci sta dicendo molto molto bene, devo dire comunque, quindi sono soddisfatto. Non ci sta dando TOS devastanti, quindi va benissimo. Va proprio bene. L'unica cosa che abbiamo scartato è Lewandowski, quindi ci sta alla fine, ci sta. Qua Di Maria per forza. Ma oddio, oddio, e qua che cazzo prendo? Che cazzo prendo, signori? Porca puttana, non me l'aspettavo. Sono un po' indeciso. Prendo Ronaldo, dai, che possiamo usarlo anche come attaccante, più versatile, dai. Non possiamo prendere il 99, quindi Ronaldo Toti, dai, va benissimo. Vai, vai, Ronaldo Toti. Con Oblianca, va bene. Dai, dammi un centrocampista utile. Ok, Mascherano, perfetto Mascherano, perfetto Mascherano. Cioè, signori, sto scendendo un signor draft. Ok, adesso ci andiamo ad aprire il portiere. Vediamo se la tattica ha funzionato. Funziona per modo di dire, perché è un po' una merda. Prendiamoci Leno, che per ora fa intesa con Nastasic. Almeno ci abbiamo un po' più di intesa. Comunque, non sembra malissimo per ora, signori. Qua ci prendiamo Alderweireld, a caso proprio, a caso. Vediamo qua che cosa ci esce. Penultima posizione, Williams. Portiere, non Tots però, per favore. Navasif, cioè ci ha detto benissimo, signori, sto draft. Ci ha detto non bene, di più. Veramente qualcosa di assurdo. Signori, 188, alla fine sono soddisfatto perché abbiamo tre Toti, signori. Quindi ci andiamo a giocare una partita, sperando di vincerla. Anche se non sono in formissimo ultimamente, come avrete notato nel giocare le partite, diciamo. Anche se non sono in formissimo ultimamente. Andiamo a vedere la squadra del nostro avversario. Anche lui 186, ottima squadra, ottima BBVA.
Molto molto buono. L'unica cosa, Neymar a TD. Però signori, c'è uscita una squadra devastante senza neanche prendere i dots. Quindi veramente sono soddisfatto. Non me l'aspettavo. Mascherano, vede Benzema riesce a toccarla per Ronaldo in qualche modo. Ancora Ronaldo prova il destro. Cristiano Ronaldo la piazza sul secondo palo e ci porta in vantaggio al 15° minuto. Signori, che gol Cristiano, guardatelo qui, un gol Cristiano ha fatto, mamma mia, piazzata perfetta, incredibile signori. È marcato da due, Ronaldo però riesce a districarsi, invece no. Però Ronaldo ancora recupera, è infermabile Ronaldo, è Gesù Cristo, oddio Ronaldo, cosa ha fatto? Ronaldo entra in area, prova il destro, Cristiano Ronaldo, team of the year, la piazza ancora sul secondo palo, ma qua che cosa ha fatto? È infermabile, non vede i compagni, a testa bassa, e la piazza ancora sul secondo palo, di nuovo palo gol signori, 2-0, al 27° minuto, incredibile. Incredibile signori, incredibile. Super in forma con Benzema che parte. Benzema lo scavetto. Karim sul 3-0 al 30° minuto. Karim Benzema. Mamma mia lo sgavetto, la classe qui di Karim. Guardate qui lo sgavetto, incredibile. Portiere che esce alla deriva Fabio. 3-0 al 30° minuto, signori. Ormai la partita direi che è abbastanza in cassaforte. Suicidilo Gareth. Mascherano. 4-0 allo scadere del primo tempo. Mascherano si era mangiato un gol devastante, ma poi l'ha messa di testa. Il tap-in di Mascherano. Signori, l'andiamo a vincere. Mamma mia, che partita, che vittoria. Incredibile, spero che lui quitti perché così non perdo tempo. Tanto sei scarso e ti ho arato. Mi dispiace, bro. Però recupera palla ancora Ronaldo, sempre lui Ronaldo che era recuperato, Ronaldo, Bale, 5-0 signori, 5-0, ormai alziamo le mani, siamo superiori al nostro avversario, c'è da dirlo, quando perdiamo dobbiamo dire che siamo inferiori, ma quando vinciamo 5-0, signori, al 46esimo, bisogna dire che siamo troppo devastanti, Via la boccia, bocciamola. Ok, ha segnato. Va bene, c'è problema. Stiamo quasi al 70esimo, non famo scherzi. 5 gol di vantaggio, ti prego. Sto tipo si emoziona e fai cagate. Mamma, la palla per Mascherano. Vede Ronaldo vai col fisico. Palleggiala Ronaldo. Sgavetta la volevo dire. Diciamo pallonetta la, vabbè, insomma. 6-1, cazzo. 6-1, quanto so forti. Vabbè, la partita finisce qui, signori. Completamente devastato. C'è qualcosa di incredibile. Ronaldo migliore in campo. Ma io direi anche Dani Alves, signori. Dani Alves MVP in difesa, signori. Incredibile. Signori, il video finisce qui. Io spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere se volete, nel caso io ci arrivi, la finale con questo draft, che è una squadra fortissimi, fatta di gente fantastici, senza tots, che è veramente tanta roba. Quindi mi raccomando, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, passate da IG Vault in descrizione per i vostri crediti. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi ringrazio come sempre per la visione. Ciao.